Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Pochi giorni addietro, lo ricorderete senz'altro, fu la volta dei tortellini al pollo. Si decise che non dovevano più essere prodotti con il maiale, per non turbare le altrui credenze religiose. Adesso è la volta, non meno demenziale, del ragù alla bolognese. Si è deciso che esso dovrà, d'ora innanzi, essere prodotto non più con la carne, bensì con i gustosissimi, si fa per dire, insetti. È il cibo del futuro, così leggiamo con tono falsamente rassicurante sul quotidiano bolognese Il Resto del Carlino. Insomma, diciamolo apertamente e senza perifrasi edulcoranti, l'aristocrazia finanziaria ha deciso quale sarà il cibo del futuro. Ha decretato che cosa nell'avvenire dovranno mangiare le plebi super sfruttate, sradicate e adeguatamente arcobalenizzate dalla mondializzazione glamour dei costumi e dei consumi. Ovviamente l'oligarchia neofeudale di tipo finanziario cerca, amore solito, di presentare come cool l'indecente, come trendy l'inaccettabile. E lo fa con un obiettivo chiarissimo: fare sì che amiamo le nostre catene. Fare in modo che, anziché rovesciare il sempre più iniquo ordine della mondializzazione mercatistica, lo accettiamo con ebete euforia o con disincantata rassegnazione depressiva. E dunque del tutto evidente. Dopo il pensiero unico, arriva adesso il piatto unico. Dopo il politicamente corretto, giunge il gastronomicamente corretto. E sotto il cielo trionfa adesso la nuova dittatura del sapere e del sapore. L'obiettivo dell'elite turbofinanziaria è duplice, di ordine economico e insieme culturale. Per un verso, l'aristocrazia finanziaria aspira a considerare le masse precarizzate e super sfruttate come un gregge senza identità, come una massa dannata policroma di pecore prive di ogni identità e di ogni dignità. Produrre un'alimentazione centrata sull'uso di larve e insetti consente di risparmiare, consente di evitare i cibi più preziosi da prodursi, i cibi più ricercati, radicati nella tradizione europea, permette insomma di alimentare masse sempre crescenti con cibi sempre più scadenti, presentati naturalmente dalla dittatura della pubblicità come glamour e nutrienti. Il secondo obiettivo, dicevo, è di ordine culturale. La mondializzazione sradicata e sradicante si fonda, come sappiamo, su una costante opera di omologazione. La globalizzazione dissolve le differenze culturali e impone un modello unico, reificato, che coincide con quello del consumatore apolide sradicato, che è lo stesso da Roma a Nuova York, da Berlino a Tokyo. È l'individuo privato di ogni identità, svuotato di ogni contenuto proprio e disposto dunque camaleonticamente ad assumere tutti i contenuti che la mondializzazione mercatistica vorrà imporgli. Ecco allora che sta trionfando la nuova figura dell'homo vacus, gastronomicamente corretto, sottoposto al nuovo ordine mondiale di tipo economico e sociale, al nuovo ordine mentale di tipo culturale, al nuovo ordine erotico nell'ambito dei sentimenti e non da ultimo al nuovo ordine gastronomico sul piano dell'alimentazione. Si impone così una vera e propria colonizzazione dei palati che dissolve le identità culturali dei popoli e le sostituisce con il piatto unico gastronomicamente corretto imposto dall'alto, dall'elite finanziaria e presentato dai poliorceti della mondializzazione culturale e gastronomica come se fosse un modello unico, esemplare, degno di essere seguito. Ecco allora che si sta imponendo su tutto il giro d'orizzonte una nuova e subdola forma di colonizzazione non solo dell'immaginario ma anche dei palati. Radioattività con Diego Fusaro.